Le due statue rinvenute nel mare di Liace sono tra i pochi capolavori del passato che ci sono giunti come originali. La scoperta fu del tutto casuale, come sempre in questi casi. Da una battuta di pesca subacquea a due statue, veramente incredibile. Furono portati a terra, la scoperta fu quasi dimenticata. In realtà gli archeologi cominciarono a lavorare nei laboratori di restauro, prima a Reggio e poi a Firenze. E al termine di questo lungo restauro, la loro fama scoppiò all'improvviso, prima in Toscana, poi a Roma per merito del presidente Pertini, e giungendo poi a stabilizzarsi in Calabria. Quanti erano i bronzi? C'è una versione più completa a 5 bronzi, e quindi noi avremo Eteocle, Polinice, i due fratelli che stanno per uccidersi, figli di Edipo, e poi ci sarebbe nel mezzo la madre, che forse non è Giocasta, ma sua cugina in un'altra versione magno-greca del mito. E poi tra le tre statue abbiamo Tiresia, l'indovino che aveva previsto la morte dei due se si fossero scontrati in duello, e dall'altra parte l'Antigone. E quindi un gruppo a 5. Furono portati tutti e 5 a Roma, furono portati 3. Per poter comprendere il mito, almeno 3 erano importanti. Quindi i due bronzi e la madre, quindi Eteocle, Polinice e la loro madre, erano fondamentali, se no non avrebbero capito mai di che mito si stesse parlando. Noi abbiamo costruito la storia dell'arte greca su pochi nomi, su pochi grandi artisti del passato, Mirone, Fidia, Onate e così via, ma tutti gli altri ci sono sconosciuti, oppure abbiamo i nomi ma non abbiamo le opere. Ecco, noi siamo in grado in questo caso di analizzare le statue per il loro aspetto, per la loro possibile identità, ma anche per il bagaglio di conoscenze tecnologiche su come i bronzisti greci lavorassero. Questa è una straordinaria novità e noi dobbiamo lavorare su questo anche nella ricostruzione delle figure, perché vediamo che mancano alcune parti. Il bronzo B ha sicuramente perso il suo elmo e poi le armi. E così via. Dunque, la ricerca è una ricerca che coinvolge noi come scienziati, come studiosi. La cosa bellissima è che noi ci troviamo in due opere di metà V secolo avanti Cristo. Siamo il periodo in cui avevano inventato il teatro. E qui noi abbiamo come se fosse una fotografia di un'opera teatrale, terribile. Come al solito nel mondo greco non c'è mai l'atto violento, mai. E quindi fanno vedere quello che succede prima. Però il fato, il destino ha già deciso tutto, per cui nel gruppo a 5, come lo ricostruiamo noi, c'è Tiresia che mette il pugno sul mento e quindi sa che ci sarà la morte, è una cosa iconografica che si sa. E i due sono due attori, A e B. Polinice, nella sua ira, c'è la sorella accanto che cerca di calmarlo, tutto è funzionale, ma lui ha i denti, mostra i denti digrignandoli e ha gli occhi completamente sbarrati, abbiamo misurato, sono molto più grandi rispetto a quelli di B, quindi è arrabbiato. E Eteocle, da un lato il peso della colpa, dall'altro la consapevolezza della morte. E quindi sono due statue che recitano. Le due statue di Riace sono importanti per tutti gli italiani, ma anche per gli stranieri, perché sono statue realizzate virtualmente in Grecia e poi giunte in Italia. Quindi mostrano i collegamenti già antichi di un bacino del Mediterraneo che era solcato continuamente da uomini, da persone e da idee. A 50 anni dalla scoperta noi stiamo ancora conducendo ricerche. Perché? Perché il contesto subacqueo è poco noto, verosimilmente viaggiavano su una nave naufragata lungo la costa ionica, ma da dove fosse partita, possiamo immaginare la Grecia, dove fosse diretta, non lo sappiamo affatto. E dunque questo è un problema di archeologia subacquea. I 50 anni celebrano un traguardo raggiunto nelle ricerche, ma anche indicano altre strade da seguire. Dunque una valorizzazione che non può essere mai disgiunta dalla ricerca e dalla tutela, perché le statue parlano di un paesaggio locale, la costa ionica è cambiata nel corso dei secoli, quindi è una natura animata dall'uomo e deve essere questa compresa, valorizzata, difesa.